In onda mi dicono, e quindi grazie a tutti voi di essere sintonizzati con la nostra emittente televisiva. Questo programma è in diretta, liberamente parliamo, ne ha cambiato da un po' fascia oraria e dalle 18.45-19 viene trasmesso sui teleschermi, sugli schermi vostri, sui vostri televisori. Grazie alla tecnologia, ma voi avete il potere di vederci, non vederci, cambiare canale, dirci grazie, mandarci a quel paese e quindi spegnere addirittura il televisore. È così bello. Sì, ci auguriamo che non lo facciate e che i nostri contenuti possano essere sempre più utili. Ma nell'ipotesi che qualcosa non sia gradita, avete a disposizione il 351 931 9265. Non sono i numeri da giocarsi all'otto, ma un semplice numero telefonico a cui risponde la redazione di Telemaig. Una persona educata vi ringrazierà della telefonata e prenderà nota di quanto voi racconterete se non vorrete andare in onda in diretta. Ma lo stesso numero telefonico ha la possibilità di ricevere tramite WhatsApp foto, video, messaggini o messaggioni, a secondo se avete da dirla corta o lunga, e poi la solita posta elettronica telemaig@libero.it. Lo so che l'avete imparata a memoria, lo dico per me, perché il numero telefonico, siccome lo leggo sul teleschermo, non l'ho imparato a memoria. Invece, un tempo ci facevano imparare tutto a memoria. Un tempo parlo alla scuola, elementare, le poesie, questo e quell'altro, e la memoria veniva esercitata. Adesso invece siamo abituati a leggere il gobbo e si legge. Noi non abbiamo gobbi qui, tutti con la schiena dritta dobbiamo essere, nessun gobbo deve esserci nell'emittenza locale, no, tutti con la schiena dritta e dobbiamo dirla liberamente. Tutta la dobbiamo dire, o quasi tutta, dipende anche da voi. Perché se ne parliamo insieme, magari qualcosa che ci sfugge, o tanto che possa sfuggire, grazie al vostro contributo, sarà presa in considerazione. Collegati con noi, Anna Larato, da Sant'Eramo in Colle. Ben ritrovata, Anna. Buonasera, ben ritrovato Gino, ben ritrovati tutti, buonasera. Buona serata a Tonino Santamaria. Ciao, ciao, buona serata a tutti. Ciao. E buona serata a Claudio. Ben ritrovati. Ciao Claudio. Mi sento un Ciao, po' Claudio. moscetti stasera. Speriamo che sia collegato a breve anche Francesco, che lui è un po' più giovincello e quindi porta l'allegria. Se magari Siamo ieri. tutti allegri, Gino, dai. No, Devo dire versetti? dico siamo tutti, io sono abbastanza positiva, come sempre. Certo, però dobbiamo, non per fare audience, ma dobbiamo parlare dell'evento che proprio ci ha sconvolto, perché quando si sentono certe notizie, indipendentemente dai luoghi e da dove provengano e dal nucleo familiare, è una ferita in tutti noi, perché se qualcosa succede di tale gravità, è perché la società evidentemente ha fallito, perché quando c'è qualcosa che non va non si può additare solamente alle persone responsabili, coinvolte, tutta la responsabilità. Magari avranno chiesto aiuto e non sono stati ascoltati, magari i sintomi c'erano e nessuno ha potuto rispondere. C'è sempre un perché. Il nostro ruolo è quello di informare, più di tanto non possiamo fare, ma allo stesso tempo dobbiamo sensibilizzare tutti voi nel momento in cui notate qualcosa che non va, a segnalarlo, non certo a Telemaic, ma alle forze dell'ordine, perché loro sono formate affinché qualsiasi segnale, qualsiasi informazione possa essere utile per comprendere le dinamiche di quanto potrebbe avvenire o sta già avvenendo. Claudio e Anna, a voi il microfono per raccontarci questo episodio di cronaca nera. Sì, volevo aggiornarvi su quella che era la notizia di ieri di cronaca del tragico epilogo di quello che è stato.
ieri a Cassano delle Murge alle 19:30. La bella notizia tra questa tragica è quella che la donna è salva, quindi non è più in pericolo di vita. I medici sono riusciti a estrarre i due proiettili. E quindi è viva, tutti l'avevano data per spacciata. Per fortuna al Policlinico di Bari, dove è stata trasferita dal Miulli, sono riusciti a salvare la donna, colpita da due colpi di pistola al torace dal suo compagno, che poi probabilmente convinto di aver ucciso la donna, si è sparato alla testa. Lasciano, insomma, per fortuna la bambina, una piccola bambina, non era in casa, era dalla nonna e quindi non ha assistito a questo brutto episodio. E vedremo se ci saranno conseguenze a livello di salute per la donna per i due colpi, ma penso di no, perché il torace, insomma, se hanno estratto i proiettili, non dovrebbero esserci, oltre al grande spavento per la donna, problemi nel tempo probabilmente non ce ne dovrebbero più essere. La giovane donna di origine marocchina, 18 anni, mentre l'uomo albanese, 21 anni. Probabilmente tutto è nato per una lite tra i due. Al momento non si conosce. Non si conoscono altri dettagli, Oh, però la bella Anna. notizia è che la donna è salva. Sì, Allora, Anna, io sì. stamattina, ieri ho avuto subito la notizia tramite Messenger da una signora di Sant'Eramo, anzi lei è rumena e vive a Sant'Eramo, e mi scrive alle ore 20 e qualcosa, 20 e 15, al Miulli sta in urgenza, vi leggo testualmente, un tentato omicidio e un omicidio. Quindi ho sbagliato, sono di Cassano, marito e moglie, mi sono spaventata da morire. Io stavo in sala raggi e l'hanno portata lì. Adesso sono arrivata a casa, ma sono spaventatissima. Mi trovavo là perché ero caduta per le scale, ho dovuto aspettare tante ore, ma poi ho dato il mio posto quando è arrivata la ragazza, piena di sangue, sangue dappertutto, sulle gambe, sul volto. Mio Dio, mi scriveva questo ieri pomeriggio, ieri sera. E poi l'ho chiamata al telefono ed era veramente, poverina, terrorizzata e pregava per questa donna e per la bambina. Come diceva Claudio, lei si è salvata. Stamattina, come dovrebbero fare tutti i giornalisti, consumare le scarpe. No, il cognome di questo ragazzo, qui a Sant'Eramo ci sono molti albanesi, premetto, ci sono molti marocchini, molti stranieri. Mi ero fatta una chiacchierata tempo fa con il nostro nuovo comandante, che ringrazio per la presenza sul territorio costante, continua. Il luogotenente Cipriano, con il quale sono andata a trovarlo per conoscerlo. Mi ha detto che ho chiesto qual è la situazione. Mi ha detto: purtroppo, devo dire che ci sono stati delle denunce da parte di donne straniere nei confronti dei mariti. C'era anche un codice rosso. Ho preparato il foglio di via per un marocchino, tra l'altro, che è riuscito perché era violento, addirittura d'estate ha fatto una scenata di quelle terribili, spaventando i bambini che stavano giocando. Quindi, come dicevi tu, quando intervengono le forze dell'ordine, come dire, arrestano l'irreparabile. Anche se poi bisogna essere un po' tutti collegati, perché questa signora, rimasta sola con i due bambini, un bambino, si è rivolta a dei legali perché voleva fare ricorso subito, perché il marito, nonostante l'avesse picchiata e tutto quanto, voleva fare ricorso al foglio di via. Non so se poi ha trovato un avvocato, non so questo, però tutto questo racconto per dirti che
devono essere anche accompagnate forse dai servizi sociali, devono essere accompagnate dalle strutture, queste donne che poi vengono da lontano, rimangono da sole. Ultima cosa, stamattina sono uscita, mi sono fatta un giro e ho, così come un detective, ho saputo che questi due giovani inizialmente hanno vissuto a Sant'Eramo per tanto tempo, anzi il ragazzo poverino che si è tolto la vita abitava proprio qui vicino a casa mia e tant'è che la signora di un piccolo negozio di alimentari qui mi ha raccontato che era un cliente molto bravo, simpatico. Allegro, dice non lo vedevo da qualche anno, so che avevo una bella bambina, veniva qui, veniva a comprare i panini, dice una cosa che non avrei mai voluto sentire, purtroppo non si capisce che cosa succede in nella testa di queste persone, diceva, ti porto un po' il racconto di questa testimonianza. Quindi vicini, forse non si sono resi conto, non siamo più attenti come una volta a chi, forse non sappiamo nemmeno chi abita qui vicino a casa nostra. Insomma, caro Gino, insomma, la questione è molto, molto, molto difficile, molto complicata. Ancora questa mattanza, non so quando finirà questa mattanza contro le donne, questa volta anche contro se stessi. Non siamo educati all'affettività, sicuramente. C'è poca affettività, c'è un vuoto educativo. Dobbiamo cominciare, dico, a volerci bene. Questo è quello che mi sento di dire. Tonino, come chi non svolge attività giornalistica e quindi è tra i cittadini, tra coloro i quali seguono gli appuntamenti televisivi, le informazioni, i TG, cosa pensa nel momento in cui ascolta una notizia del genere? Certamente non è la prima volta che succedono casi identici, ma si sente parlare, si augura che non succeda più, che proprio il parlare possa portare una maggiore attenzione e quindi minori atti del genere. E invece no. Ecco, un cittadino, tu in Santa Maria, cosa ti senti di dire? Cosa provoca una notizia del genere? Ah, sicuramente sconcerto, sicuramente dispiacere. Il problema è che anche come diceva Anna, non finisce mai la mattanza, il problema è che è cambiata la società, cioè come dire, è cambiato il vivere la famiglia. Queste situazioni, cioè voglio dire. Una volta gli anziani, i genitori che hanno bambini e quant'altro, prima di fare qualsiasi tipo di gesto, consideravano il vivere la famiglia. Oggi quel valore è venuto molto meno, non poco meno, molto meno, e quindi ognuno diventa, come dire, un personaggio che gestisce il proprio nucleo familiare o il proprio giro familiare in una maniera, come dire, molto particolare, dispotica nei confronti delle donne, delle mogli. Poi voglio dire, per chi ha anche religioni particolari, le donne sono considerate un oggetto, non voglio dire un superlettile, ma non viene considerato come meriterebbe, e cioè l'altra metà del cielo, come si suole dire. La realtà è che la società è completamente cambiata. Cioè io lo vedo anche, ecco, io sono, diciamo così, che ci sono famiglie che continuano a perpetrare quello che hanno imparato, quei valori che hanno imparato dai loro genitori, dai loro nonni, mentre altre famiglie, ognuno pensa per sé. Vorrei, è molto semplice oggi. Un genitore non ha, come dire, quello spirito di una volta. Oggi, per dire, tu hai un figlio, gli stai, tieni 10 euro, tieni 20 euro, l'importante è che vai a fare quello che vai perché io devo fare le cose mie. Cioè funziona anche così, purtroppo. Questo lo constatiamo
quotidianamente, cioè in tutto praticamente. Ti do i soldi, l'importante è che te ne vai a fare un giro da qualche altra parte. Non è così, cioè mancano i valori, i sentimenti, che l'attaccamento proprio familiare, secondo me sono situazioni che sarà molto molto difficile e ci vorrebbe molto molto tempo per riprendere e ripristinare, perché oggi quello che comanda è l'io, non è lo stare insieme. Quindi sicuramente c'è più egoismo e il problema è che il Covid ha centrato fenomeni negativi e depressivi e la congiuntura negativa, il poco lavoro, l'aumento dei prezzi, il non riuscire ad arrivare a fine mese, certo. Ecco, aumenta tutti questi disagi e particolarmente alla nostra mente che comincia a deprimersi, il nostro animo, perché pensare a non riuscire a pagare una fattura, una bolletta, a non riuscire a poter dare lo stesso pasto che si consumava fino a pochi mesi fa, provoca depressione in quei genitori appunto che si trovano in queste condizioni. E purtroppo, dobbiamo dire, è una società che è sempre più egoista. E allora magari guarda verso la porta accanto dove c'è qualcuno che ti chiede una mano, ma non vede. Perché girare lo sguardo verso quella parte non sempre significa guardare. E dobbiamo essere meno egoisti. Noi ci sforziamo nel nostro piccolo e i mezzi di comunicazione, la nostra categoria si sforza di sensibilizzare l'opinione pubblica a tanti gesti di solidarietà che è necessario fare. Solidarietà che è volontariato, che risente anche di questa congiuntura negativa, perché se prima c'era chi portava il litro di latte o il cartone di latte in parrocchia o ad altre organizzazioni per poter dare una mano a chi ne aveva bisogno, oggi magari porterà solo una busta, una confezione di latte, perché la cinghia è stretta per tutti. Cambiamo capitolo, perché noi siamo nel nostro piccolo, possiamo fare ben poco. C'è chi invece ha poteri enormi, come i mezzi di comunicazione nazionali, come le istituzioni a tutti i livelli, perché quando succedono questi fatti io presumo che le istituzioni abbiano una unica fascia tricolore. Non c'è più il sindaco di quella città dove è avvenuto il fatto, ma c'è un insieme di fasce tricolori che si unisce per trovare delle soluzioni, per guardare all'interno del loro amministrare, dove, bene diceva Anna, soprattutto nei servizi sociali. Perché ci sono, c'è molto, diciamo, in silenzio si lavora molto, ma in silenzio sono anche le persone che hanno bisogno. E allora anche lì c'è bisogno di un apparato di servizi sociali che sia il più efficiente possibile, non tanto e non solo per le competenze, ma anche nel numero, perché se ci sono 100 soggetti che hanno bisogno, non bastano due o tre persone o una sola persona per seguire questi amici che hanno bisogno. Quindi i nostri sindaci, che indossano la fascia tricolore, devono interrogarsi su questo, perché è bello inaugurare un nuovo monumento, una nuova piazza, un nuovo edificio, ma poi in quell'edificio ci devono andare gli esseri umani, quella piazza deve servire per gli esseri umani. E forse dobbiamo ritornare, come diceva Tonino Santamaria molto bene, a dare una mano agli esseri umani, a ritornare a vivere. Dobbiamo ritornare indietro nel tempo, questa è la verità, perché abbiamo fatto tanti grattacieli e non ci siamo curati coloro i quali poi stanno all'interno di queste stanze. Abbiamo una chiamata, direttore? Sì. Una telefonata. C'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio. Dovremmo evidentemente migliorare la nostra attenzione. Pronto? Buonasera direttore, sono la signora che è intervenuta l'altro giorno. Ai. Dobbiamo per segnalare il problema dei mastelli. Cosa ha fatto? È andato di nuovo al centro comunale raccolto e non li hanno accettati?
Che è successo? No, volevo davvero ringraziarla perché dopo questo mio intervento oggi ho ricevuto un messaggio sul cellulare dove mi avvisavano che il mio kit di raccolta differenziata è pronto per essere ritirato domani stesso. Vabbè, se non fosse stato per la sua trasmissione, no, io ad oggi volevo ritrovarmi ancora con le buste sul balcone. Noi sappiamo... Volevo davvero ringraziarla, perché nonostante per 5 mesi mi sono recata tutti i santi giorni in comune per sollecitare a risolvere questo mio problema, non ho ricevuto nessuna risposta. Se non oggi, dopo il problema esposto nella vostra trasmissione. Posso fare una domanda? Sarà stata una coincidenza, a me piace fare le domande. L'ultima volta sono stati, le domande me le hanno fatte dei ragazzi di una scolaresca qui nei nostri studi prima del okay, Covid. Okay, mi piace okay, ricevere okay. le domande, specialmente perché ci sono i colleghi Anna e Claudio, quindi se è difficile io subito... Sono il conduttore no, e faccio rispondere. No, ma rispondere, è sì, pronto, è preparato. Sì, ci mancherebbe. E siamo qui per questo. Poi, se servono altri contenitori, c'è Tony Santa Maria. Io e Tony Santa Maria andavamo a Rimini a prendere i contenitori, mannaggia. Prego. Adesso è chiusa. Allora, io le vorrei porre questa domanda. Visto che stando così bravo a risolvere il mio problema solo attraverso una trasmissione, chissà se diventa sindaco, quanti problemi Tonino, ma questa persona, questa persona è tua conoscente per caso, Tonino? No, il problema è che adesso i candidati siamo in due, tu e io. E come dobbiamo fare? Ci dobbiamo a duello. Faremo un duello, io e Tonino Santa Maria. Io cedo tranquillamente. Io la inviterei a candidarsi come sindaco, addirittura. Sì, io preferirei un invito a mangiare. Io preferirei un invito a mangiare panzerotti e a prendere un caffè, insomma, è molto più. Va bene, allora gioviale. Ecco, va bene, adesso penseranno che la telefonata. Ma signora cara, adesso penseranno che la telefonata è artistica. No, io la non ringrazio artista, veramente perché domani mi verranno consegnati. Ho ricevuto il messaggio e spero di non chiamarla più per queste cose. Sì, domani vogliamo sapere, vogliamo le fotografie. Dobbiamo fare, veniamo io e Tonino a fare l'inaugurazione, li mettiamo sul balcone, mettiamo il nastro e facciamo l'inaugurazione dalla consegna dei mastelli con la telecamera di Telemike e la messa in onda in diretta. È un avvenimento importantissimo. Da immortalare. E Tony Santa Maria, chi lo taglia il nastro? Vedremo domani. Claudio, vuoi venire a tagliare il nastro domani alla consegna dei mastelli? Lo lascio fare ad Anna. Vabbè, ma Anna deve venire a San Ermicolle, deve fare tutta questa strada. Ma se Anna viene da qua io volentieri. Sì, ma Anna ti ha già detto prima che un paio di scarpe se ne sono andate. Poi aumenta la nota spese se viene a consumare un altro paio di scarpe, giusto Anna? Sì, però insomma l'idea di fare delle foto sarebbe carina. È bella questa idea, mi è venuto così, casual. Questo sogno realizzato. E certo, perché dopo tanto tempo, mi raccomando, immortalare il momento, una bella foto, una bella immagine. Io la ringrazio, le auguro una buona serata e buon lavoro allora. Grazie, buona serata a lei, buonasera. Gentilissima. Salve. E continua a seguirci anche se le danno i mastelli, mi raccomando. Sì, certo, la seguo sempre. Anche perché c'è sempre qualcosa da dire. Buona serata. Buona serata. Comunque Gino, c'è stata una bella proposta, decente o indecente? La proposta di tagliare il nastro, mi piace questa idea, perché se aspettavo qualche altro mese avremmo... ha avuto lo stesso periodo dei lavori pubblici, insomma, di qualche cantiere. Va bene, che dobbiamo fare? Dobbiamo scherzare anche, perché dopo aver dato quella notizia dobbiamo tirarci su un po' tutti il morale. E allora, Claudio, hai altro da raccontare? Possiamo aggiungere un'altra notizia di cronaca. È stato, grazie all'intervento dei carabinieri di Monopoli, è stato arrestato un evaso dal Belgio, quindi sono stati arrestati due uomini, uno dei due è stato identificato in questo soggetto che poi è risultato evaso dal Belgio, quindi ottimo intervento dei carabinieri a Monopoli, è stato arrestato perché i due hanno tentato un furto. Cioè dal Belgio è venuto in Italia qui? Da noi. E certo, evidentemente dopo... Non dopo bastano le navi, non bastano le frontiere. E Tonino e Santa Maria ce l'hanno con noi allora. Vengono pure a fare i furti da Tonino.
Ma com'è questo? Fa tutto in Italia, vengo. Venuto a cercare maggior fortuna. E tutto in Italia vengo. Ma gli hanno detto che qua non c'è più trippa per gatti. Non glielo avranno detto. Pensavano dal sud, scendono dal nord. Non avranno... Anna, non sanno che qui non c'è più trippa per gatti, secondo me. Fanno vedere sempre... Fanno vedere sempre quelle belle scene nelle televisioni mega galattiche, invece devono far vedere i quartieri in che condizioni sono, le strade in che condizioni sono, e le famiglie in comunque, che condizioni sono. Siccome l'Italia è dove si può fare tutto, senza indisturbati o quasi, credo che sia il sogno di tanti. Ti dico questo perché... dei miei amici che vivono in Svizzera, e siamo tornati insieme una volta, eravamo in macchina, aveva della carta, appena abbiamo attraversato il confine, ha aperto il finestrino, finalmente in Italia, ha preso e buttato carta, tutti i rifiuti, guarda una cosa, io sono rimasta lì, dice, no, dice, io non mi sarei mai permesso in Svizzera di fare questo, ma in Italia si può fare tutto, quindi è la terra proprio l'oasi felice, caro Gino. Cioè, si è portato l'immondizia dalla Svizzera? Sì, aveva quello che aveva mangiucchiato, sai, carte varie, beh, dimmi tu, Tonino, poi dici che le frontiere... Mi sembra strano, a me no. Ho aperto le frontiere, non ha portato i danni, Tonino, hai visto i danni che ha portato l'apertura delle frontiere? Se avessero la dogana lì, avrebbero controllato la carta. Non sfuggiva a nulla la dogana un tempo, adesso invece porta pure la carta igienica e la vengono a buttare qui. Ma vabbè, no, emblematico che la persona ha timore in Svizzera e invece non gliene frega la dice lunga, E tanto dici, chi mi deve pizzicare qui? Qui fanno le autovelox solo per i limiti di velocità, mica per tutti questi altri piccoli reati, insomma, che forse non portano cassa. È più semplice prendere un po' di soldini dalle automobilisti che superano di 7-8 km orari il limite, che pizzicare il maleducato che sporca una strada o addirittura un finestrino e che capri. Quindi è come è successo? Voglio fare una domanda dopo, che esula da quello che stiamo dicendo. Un'altra domanda. Fare una domanda, se mi consenti. A chi la facciamo? A Tonino? Sì. Sì, quale? Siccome ha vissuto gli anni di piombo, e credo che anche la politica l'ha vissuta, almeno da quello che insomma ci racconta. Io sto guardando l'ultima puntata, è questa sera, il film di Bellocchio dedicato ad Aldo Moro. Sì. E vedo un'Italia combattiva, un'Italia terribile, dove non potevi nemmeno sbagliare più di tanto, perché c'era una parte politica che combatteva. Il nichilismo di oggi ci riporta in un mondo totalmente diverso. Ecco, mi piace molto anche l'interpretazione dell'attore che interpreta appunto Aldo Moro. È ben fatto, la Chiesa, ci sono tante componenti. Un film che sicuramente va comunque rivisto. Poi a tarda sera l'ultima parte me la perdo, poi c'ho Rai Play e me la riguardo. Però ecco, volevo sapere da Tonino quello che ne pensa di questo film, se è un po' di fantasia. Io ho letto una nota di Maria Fida, la figlia di Aldo Moro, nella quale dice che sono stanca di vedere, ho 76 anni, la storia di mio padre speculata, perché tutti fanno film, incassi e quant'altro. La vera verità però non è venuta fuori. Tonino. Sì, diciamo che di film del genere su Aldo Moro, ma anche su altri personaggi della storia, sono anche un pochino romanzati, cioè adeguati al film e non alla storia vera. Quindi c'è una trama diversa, come dire, quello che ha riferito Maria Fida Moro è questo, cioè lei dice raccontate la storia, perché quella è una storia tragica per la sua famiglia, certo, ma che ha cambiato anche le sorti della politica italiana. Politica italiana. Perché lì si stava andando a superare
quello che erano i due steccati, quindi il famoso compromesso storico. Il compromesso storico era qualcosa che andava completamente a modificare la politica, e quindi c'era gente che non solo in Italia ma anche all'estero non voleva, e quindi questa, come dire, le armi nelle mani delle Brigate Rosse le hanno anche messi i servizi segreti dell'estero, perché tra l'altro, voglio dire, ci sono stati dei depistaggi, sono andati ci sono stati dei depistaggi, c'era la possibilità di trovare Mauro, e invece niente, cioè, voglio dire, avevano commesso degli errori chi lo teneva prigioniero, però poi alla fine qualcuno ha detto no, andate da un'altra parte, che la storia deve avere un suo fine, e il suo fine è stata la morte di Aldo Moro, che tra l'altro era anche, come sappiamo, come dire, nostro concittadino pugliese, quindi eravamo legati, diciamo così, anche a quella figura. Però ecco, diciamo che la storia si è evoluta in peggio, perché poi dopo pochi anni le cose si sono modificate, sono saltati i partiti per lotte interne, prima la DC, il Partito Socialista, poi il Partito Comunista con la Bolognina di Occhetto. Vuol dire, è cambiato, c'è stata poi naturalmente la fine della Prima Repubblica, è finita la politica, con la Repubblica è finita la politica, perché poi voglio dire, anche oggi non abbiamo un personale politico molto, molto adeguato. Voglio dire, se pensiamo che Casini sta in Parlamento da 40 anni, dopo aver fatto il portaborse ai capi della Democrazia Cristiana, sta a significare che probabilmente personaggi con una certa, diciamo così, saggezza politica se lo tengono. La conosciamo, la classe politica, la conosciamo tutti. Allora, veniamo alle nostre segnalazioni. Tonino, sì, veniamo. Nei film si cercano gli spettatori molto, e quindi qualche cosa di forte la si mette, che non è poi la storia reale. Veniamo alle segnalazioni dei nostri telespettatori. Prima di queste immagini, vi ricordo, lasciamo le immagini senza problemi, che gli enti locali, per quanto riguarda gli enti locali, è stato firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, aumenti medi fino a 118 euro, arretrati fino a 2250 euro, incrementi in arrivo con la busta paga di dicembre, ma anche tante novità normative. Anche per i dipendenti degli enti viene previsto il lavoro a distanza nella duplice forma del lavoro agile e da remoto, che sostituiscono il telelavoro. E allora veniamo a queste immagini. Ieri vi abbiamo detto di via che strada è? Di via Don Cesare Franco. Questa è un'altra strada, andiamo avanti. Questa è la strada che non mi ricordo. Ma scusa, Don Isana Mari, ma io mi posso ricordare tutte le strade di Acquaviva a memoria. Mannaggia. Mi hanno mandato l'immagine, dico io, mandatemi pure la strada, questa è la strada che si affaccia sulla scuola Lucarelli. Mi sfugge adesso, sulla scuola media Antonio Lucarelli. Va bene, abbiamo capito, il traffico era bloccato, lo sappiamo, ad Acquaviva è ormai una consuetudine. Questo lo abbiamo già visto, ma lo dobbiamo far rivedere, perché ancora oggi è così. Tony Santa Maria, ancora oggi è così. Non c'è una squadra di protezione civile che subito corre lì, mette i nastri attorno. Cioè, la protezione civile non è che deve essere solamente quando, non so, un sisma, un'inondazione, deve essere anche in questi casi, oppure ci deve essere una squadra comunale. Io non lo so, ma a parte che queste, se non ricordo male, Tonino, aiutami, furono donate o comprate, donate, dall'impresa Gallo di Gio del Colle, è così? Sì. Donate? Donate dall'impresa Gallo di Gio del Colle. Sono passati tanti anni, quindi vuol dire che era anni 80. Era un buon manufatto, certo, però poi bisogna anche, voglio dire,
come per le abitazioni, bisogna fargli qualche ristrutturazione ogni tanto. Qua si poteva mettere, per esempio, attorno attorno, io adesso non sono un esperto, una fascia d'acciaio, per esempio, che potesse contenere questo grande vaso affinché, vabbè, non è stato fatto e quindi evidentemente la volontà è che lo si vuole far sparire, come è stato fatto in altre occasioni, perché lì può nascere un gazebo, che deve andare, dobbiamo vendere le cicorielle, che cosa dobbiamo fare? Da fastidio, lo togliamo, non lo so, comunque. No, anche perché là ci sono gli alberi che creano problemi alla pavimentazione. Ah, e che facciamo, tagliamo tutto? No, tra l'altro, diciamocela tutta. Lì è questa, come in altre aree, è quella che manca, è una manutenzione. Perché voglio dire, se vai in piazza Garibaldi, gli alberi miti sono stati potati. Se vai in piazza Vittorio Emanuele, siamo allo stesso livello. Cioè, se in piazza Garibaldi, gli alberi, i rami degli alberi, in alcuni casi, in fondo proprio, dove sta il supermercato, toccano quasi a terra. Andiamo avanti. Cioè, non alla testa della gente, ma toccano quasi a terra. Però lì c'è questa parte. Perché non c'è, non solo, ma in tempo passato io ho segnalato più volte, almeno 3-4 volte, i rami di una palma che sono caduti sui rami sugli alberi sottostanti. Sono ancora lì. Andatevi a togliere. No, probabilmente lì sarà il monumento alla palma. Va bene, andiamo avanti, va male, anzi, comunque questo manufatto è mal ridotto. Questa è la strada, lo ripetiamo, perché non si dica che le nostre segnalazioni portano buoni frutti. Per i mastelli è facile, Tonino, e che ci vuole andare a Rimini, prendere 4 mastelli e portarli qui. Ma per via Petrelli Domenico, caduto per la guerra 15-18, non merita, questo signore che ha dato la vita, non merita senz'altro la targa in una strada ridotta così, dove poi ci aggiungi nelle vicinanze la cacchina del cane, che non viene ripulita il giorno dopo, ma che con l'acqua e col passaggio dei pedoni viene schiacciata e trasportata e distrutta da noi pedoni, da noi esseri umani, prima che spazzata. E queste sono le strade che si affacciano, abbiamo detto, sul centro storico. Andiamo avanti. Noi le faremo vedere, le facciamo vedere finché non le sistemano. Questa è una cacca che sta lì da 5 giorni. Voi direte è stata spazzata? No, non è stata spazzata, perché era grande, è diventata più piccola, è stata calpestata, è stata spostata, non è stata spazzata. Molte cose in atto, ma non la spazzata. Andiamo avanti. Questa è l'immagine che abbiamo visto ieri, via Novielli, è chiusa al traffico, l'operatore ecologico che tenta da via Don Cesare Franco, non ce la fa, prova di qua e non riesce a passare nemmeno di qua, possiamo andare avanti e quindi rimane bloccato, il traffico è bloccato in orario scolastico. Questa è un'altra ottica, un'altra, questa è da via Don Cesare Franco, dove, se torniamo indietro un attimo, ci sono due mastellucci che rigogliosamente stanno lì a dire che o i cittadini li hanno messi in mezzo là al marciapiede, o che quando ho scritto nel capitolato, perché non vorrei sbagliarmi, c'è scritto che devono essere rimossi nello stesso punto da dove sono stati presi. Là non è lo stesso punto, andiamo avanti. A me dispiace fare queste sottolineature, ma siccome io non ho... queste sono le segnalazioni. Stanno in mezzo alla strada, se là passa una carrozzina, una signora con la carrozzella, da là, non si può andare nemmeno sui marciapiedi, perché con questi schifi di mastelli che avete inventato, e non fatemi dire altro, avete fatto... questi mastelli andavano bene 40 anni fa, a Bologna li hanno utilizzati, negli anni alla pietra, perché noi dobbiamo esportare le cose che sono antiche? Erano avanzate forse alle aziende di Bologna i mastelli da vendere qui in Puglia? Io non lo so, c'era già la tecnologia avanzata 10 anni fa e noi abbiamo invece preso questa raccolta porta a porta fatta con questi mastelli e ce li ritroviamo ancora oggi col nuovo appalto. Andiamo avanti. Ecco l'operatore che non può fare il suo dovere e poi farà ritardo. Daranno la colpa all'azienda, daranno la colpa a lui, la colpa invece della pubblica amministrazione. E questa è via Don Cesare Franco bloccata. Come bloccate voi la strada? Con il birillino, con il birillo. Si blocca la strada col birillo. Andiamo avanti.
Ma non c'è nessuno che vada là a dire, scusatemi, avete fatto i corsi di formazione, di sicurezza, avete recintato l'area, avete inibito il passaggio dei ragazzi che vanno a scuola a quest'area dove stiamo trasportando i mattoni fiorati dal tir, dal camion, là. Ma stiamo a scherzare, stiamo veramente a scherzare. Stiamo a scherzare, andiamo avanti. Ma la cosa che mi meraviglia è che non ci sia nessuno lì che abbia alzato la cornetta, o il cittadino che abita a quelle parti. Chiamate i vigili e detto, chiedo scusa vigili urbani, potete venire a fare una passeggiata qui? Non so se è chiaro. Poi ci lamentiamo che i bimbi vengono accompagnati, i ragazzi, vengono accompagnati dai genitori. E senz'altro, perché i genitori dicono, con tutti questi rischi e pericoli che ci sono per strada, io non voglio stare in ansia, lo devo accompagnare fino all'ingresso della scuola, con la macchina, con la bicicletta, col ciclomotore, o a piedi, ma devo essere io ad accompagnarlo. Perché con tutto quello che vediamo nelle nostre strade, e chissà a quali pericoli va incontro. Ed è la verità. Andiamo avanti. Che immagini nuove dobbiamo vedere, andiamo avanti. Questo che cos'è? Ah, e quindi, Tonino, che cos'è tutta quest'acqua? Ah, queste sono le strade extraurbane, Tonino? Di campagna? Sì, extraurbane. Tonino, queste sono strade... Sì, sono strade extraurbane, me le hanno mandate, me le ha mandate un cittadino. E qui non è che sta piovendo, c'è già il sole, eppure ci sono tante conche d'acqua, ma non... E che cos'è questo? No, c'è proprio, si rischia parecchio. Perché c'è fango, c'è motorino. Fango terriccio. E che zona è? Senti, adesso non lo ricordo, te lo faccio sapere subito. Questa è dalle parti di via Gioia, dalla circonvallazione, prima della rotatoria per Gioia. Ma non... Comunque... Praticamente sono in via Santa Croce, via Perrone, Masseria Spinelli, quindi è la zona che va da via Scappagrano praticamente, con la zona là. Via Scappagrano, ma guarda un po' in che condizioni si trova. E naturalmente quando piove, dopo la pioggia... Il cittadino mi dice che è in una condizione non percorribile, si paga IMU, ICI e senza servizi. Come si risolve? Ah, perché lì ci sono delle residenze. Eh sì, perché là, per andare in quelle strade, la abbandono via Bonaventura, Veracruce, cioè la strada che porta poi a Scappagrano, okay, dove sta anche il palazzetto dello sport. Non ho capito, cioè, lì, quel ponte. Cioè, no? Appena superi il passaggio a livello, a destra è via Sante Perrone. Qui in fondo vediamo un ponte, se non, che cos'è? L'autostrada, che non riesco a capire, che sta la circonvallazione è quella, ah, è certo, via Scappagrano, cioè, ma, certo. Ma questo non è via Scappagrano però. No, ho detto, è il proseguimento, capito? Sì, di quell'area, di quel territorio, va bene, andiamo avanti. Un tempo, Tonino, ti ricordi le comunità montane, Tonino? Sì. Hanno eliminato pure le comunità montane. Dico io, avete eliminato le comunità montane, ma le strade che curavano e asfaltavano le comunità montane, chi le deve asfaltare adesso, Tonino? No, io non lo so. I soldi prima li davano alle comunità montane. Adesso è in capo ai comuni che hanno una partita di giro dalla città metropolitana apposita. Quindi possiamo dire che quando hanno deciso di abolire le comunità montane hanno fatto una grande fesseria, visto i risultati. Beh, anche là, quando hanno abolito la provincia è la stessa cosa, perché la città metropolitana, come dire, non a caso non sono eletti. Non sono eletti dai cittadini, sono eletti dai partiti, tra di loro. Andiamo avanti. Ore 17:47 qua, che è successo? Ah, le strade sono buie, non è accesa la pubblica e tant'è che si vedono le luci delle abitazioni private, delle attività che si trovano in quella zona. Questa è via Don Cesare Franco? Sì. Ah, eh sì, qua è dopo la scuola, è dalle parti della scuola media Lucarelli, dopo lo stop di via Don Cesare Franco, è qua in fondo via Don Cesare Franco, verso via Fratelli Solazzo, per intenderci. Questa sulla destra è Lina Casa, è così, Tonino? Sì.
Quindi la pubblica era spenta. Speriamo che adesso sia accesa. Sì, è quella che poi dovrebbe dare sulle strade, sulla circonvallazione. Sì, sì. Alle ore 17.47 ci hanno segnalato che era spenta. Va bene? Va male? Decidete voi quale termine utilizzare. Ah, avete visto qua? Ci sono i lavori dell'acquedotto pugliese. Ora guardate. Quella è strada provinciale? Sì o no? Per andare all'ospedale Miuli è strada provinciale, Toni Santa Maria. Dopo la circonvallazione sì. Oh, prima di entrare al Miuli è strada provinciale. Sì. C'era una bella strada lì. Non era delle migliori, ma non c'erano buche. Hanno fatto i lavori, vai a vedere adesso il ripristino che hanno fatto. Ma io non lo so, chi lo deve controllare mo quel ripristino? Fra 6 mesi lo andrà a pagare chi? La città metropolitana, là deve uscire i soldi dell'acquedotto. L'acquedotto deve imparare a fare i ripristini, abbiate pazienza. Oppure ci vuole qualcuno che dica, tu non devi fare il rattoppo, hai fatto questa buca, ora mi fai l'asfalto a sinistra, a destra, anche perché i fiori di quattrini se li prende l'acquedotto quando fa nuovi allacciamenti o fa altro. E mi pare che se li prendi i soldini, non è che prende 4 euro per fare questi lavori, andiamo avanti. Eh sì, la solita storia del regola d'arte. Che diventa regola a modo mio. Regola d'arte. E questo che significa? Statale 16, che cos'è? No, quella era la strada per di statale San... No, stiamo vedendo adesso, immagino statale 16. Ah, questi riferiscono, io devo andare a memoria, questi riferiscono ai festeggiamenti di San Trifoni ad Adelfia. E ad Adelfia, dove che li fanno? Sì, ad Adelfia. A Montrone, ecco, no, quello che non ricordo, Montrone. Ora che è successo in Santa Maria? Che chi proveniva dalla statale 100 non aveva nessuna indicazione che da quella parte non si potesse andare a Valenzano o ad Adelfia. Non so se è chiaro, Toni Santa Maria. Sì, quindi tutti quelli che provenivano da Bari andavano verso Taranto, giravano tranquillamente verso Adelfia e poi trovavano che cosa? Nulla, perché non si poteva percorrere la circonvallazione di Adelfia. Il blocco. Il blocco, ed è normale. Ma il prefetto, io chiedo scusa, eccellenza, ma queste cose non gliele dicono, eccellenza. Io magari fossi una televisione di Bari, starei tutti i giorni in prefettura, senza consumare le scarpe. Abbiate pazienza. Ma chi è che deve gestire queste cose? Chi è che autorizza su strade pubbliche la chiusura delle strade pubbliche? Si chiamino circonvallazioni o provinciali o altro? Io non lo so chi le autorizza. Casco dalle nuvole, cioè io vengo da Bari. Mica posso starmi a ricordare che lì c'è la festa. Vado, non c'è nessuna indicazione. Arrivo da Adelfia e non posso far nulla, Anna. Ma è cosa da pazzi! Soprattutto se poi altri colleghi non lo scrivono. Ci sono altri colleghi che devono scrivere queste cose. Abbiate pazienza. Non è che dobbiamo aspettare, chiedo scusi, il femminicidio per fare gli articoli in prima pagina. Questo è un articolo a prima pagina, secondo me. Il giornalismo deve essere di servizio. Non a se stesso per far quattrini o audience, ma alla comunità, ai cittadini. Ecco perché noi siamo televisione comunitaria e mai ci siamo voluti mischiare con le televisioni l'informazione commerciale, e lo voglio sottolineare, alzando anche i toni. Andiamo avanti. Abbiamo finito. Oh. Non lo so, quelle... Una bella carrellata, Gino. E questo che cos'è? Oh, allora, Tonino, Toni Santa Maria, a me piace stuzzicare Toni Santa Maria, perché Toni Santa Maria, bisogna raccogliere l'immondizia, Tonino? Tonino? Sì, sto qua. Oh, se io lascio una pianta in mezzo alla strada, o non so che cosa, io devo prendere questo rifiuto così com'è, o il mastello con tutto il suo liquido e caricarmelo? O devo svuotare il liquido contenuto per strada e il resto sul mio mezzo ecologico? Domanda. La domanda, la risposta è che ci sono operatori che si prendono il fastidio, altri forse un po' meno. E io devo prendere davanti a casa mia la porcheria del percolato e della schifezza, sì, della puzza che si sente. Ma voglio dire, però... Dopo che è stato fatto un nuovo appalto,
e per due anni mi devo tenere queste situazioni. Ma l'attenzione principale deve essere quella dei cittadini, perché il pergolato significa o che l'ha tenuto per tanto tempo o che ha messo nelle buste anche, ha scaricato liquido, cioè questo lo dobbiamo anche dire, che è solo colpa. Il problema è che quando quello si ritrova con il mastello che gocciola, non ha l'attrezzatura forse per raccogliere il liquido e lo lascia stare là. Quindi le buste devono essere più resistenti, perché quelle buste che danno fanno pietà. Va bene, andiamo. Io per dire, noi le buste le utilizziamo, quelle che lasciano lì al comune, commerciale molto poco. Andiamo infatti avanti. E ne prendo molto spesso una nell'altra, proprio per una questione di rispetto anche per gli operatori, perché dobbiamo rispettare anche gli operatori. Questa è la cacca di una settimana fa e quel che abbiamo visto prima stava ancora lì, dopo una settimana stava ancora lì. Nel capitolo A c'è scritto che la cacca va spazzata. Quando va spazzata sta cacca? Abbiate pazienza, avete fatto il nuovo appalto, capaci e competenti e illustrissimi, eccetera eccetera, e quindi se avete fatto il nuovo appalto non dobbiamo ritornare a raccontare le vecchie cose. Avreste dovuto migliorare il servizio, secondo me non è cambiato nulla. Andiamo avanti, nel senso che è migliorato. Oh, e qui secondo voi io da dove devo passare? Io ho il diritto, sto marciapiede per me o per i mastelli? Chiedo scusa Anna, ma è una cosa assurda, eh. Cioè si chiama marciapiede, invece c'è il mastello avanti alle scatoline. Io da dove devo passare qui? Una donna incinta, da dove passare? Un anziano, da dove passare? In mezzo alla strada. Ma io non lo so, è normale? No. È normale una situazione del genere? Andiamo avanti. E quel mastello sta lì e noi ce ne andiamo in mezzo alla strada. È stato, non è così, non è per niente corretto questo sistema, soprattutto che non intervenga chi istituzionalmente è competente. Ma io mi vorrei fare una chiacchierata con chi ha scritto il nuovo bando. Non ho avuto il piacere di chiacchierare con chi ha scritto il nuovo bando per fare proprio due chiacchiere, non nelle competenze e nelle norme, ma proprio nel praticamente dire: vabbè, tu hai scritto questa frase, il risultato è questo, secondo te è normale? No, perché a scrivere è bello, ma poi devi immaginare il risultato di quanto uno realizza con il suo scritto. E il risultato è questo, certo, che noi abbiamo i marciapiedi che fra un po' li chiameremo marcia mastelli, perché c'è stato chissà chi ha deciso che la raccolta differenziata nella nostra regione, comunque ad acqua viva, si facesse con un sistema antico, superatissimo. Questo che è successo? Sì, direttore, buonasera. Ci hanno appena inviato questo video e questa segnalazione che ci informano che tutta la zona di San Francesco è al buio, anche insomma la zona della... È quella che abbiamo detto prima, di via Don Cesare Franco. Sì, ma ancora adesso questo video è delle 19:40. Quindi ancora al buio. Di qua potremmo vedere se il palo è ancora lì, è spento però. Vedi, sulla destra c'è il nostro palo, super arrugginito, sta ancora. Dove sta? Oh. Ecco, sta acceso. Questo qua, questo sulla destra, Tonino, Anna, Claudio. Molto c'è? Più lontano. Beh, va bene, abbiamo capito. Al buio, così risparmiamo un po' di soldi, dai, risparmiamo un po' di energia elettrica. Non ci credo proprio. Non risparmiamo? No. Beh, comunque è tutto al buio lì. Sì. Alle 19? E 40 è ancora al buio. Questo è il palo, vedi? No, questo... questo... No, il palo sta adesso, lo vedi? No, tu vedi in ritardo, Tonino, chiedo scusa, eh. Rispetto alle nostre immagini vedi in ritardo. Ah, ecco. Sì, perché non corrispondo. Ecco perché non corrispondo, nel senso sì, che tu parlavi c'è il ritardo palo, del web. Non era ancora arrivato, stavo ancora camminando. Sì, va bene, abbiamo capito che è al buio, non ci possiamo fare nulla. Purtroppo è al buio. Questo ragazzo che doveva attraversare... ci ha pensato bene prima di attraversare, che ha fatto
E ha fatto bene a stare fermo. Andiamo avanti. Enti locali, firmato il nuovo CCNL. Sì, direttore, prima di andare avanti, volevo... Scusa, Angelo, però, hanno firmato il nuovo CCNL, ma quando miglioreranno la burocrazia degli enti locali? Ma giusto per capirci. Cioè, io mi aspetto una città dove se c'è un'area buia, dopo un'ora si è risolto il problema. Perché non è che tutte le volte, non è come l'Enel che ci stacca la corrente, da anni ci stacca, e per fare un allacciamento un privato ci toglie la corrente per 4 ore, ma là ci saranno poi legali, perché prima o poi, insomma, l'Enel dovrà pagarla cara o meno, deciderà il magistrato se è giusto tenere centinaia di persone senza energia elettrica perché un privato fa domande di allacciamento. Il problema è vostro. Voi avete un cliente, lavorate di notte, che me frega a me del nuovo allacciamento. Ma scusami Santa Maria, ma com'è che sono così superficiali queste aziende e le autorità, non quelle che devono andare lì e farli verbali, ma le autorità che devono verificare che ci sono e ben profumatamente pagati i loro presidenti, su queste cose non intervengono, danno tutto questo potere all'Enel e a tante altre organizzazioni. Prego, Angela. Sì, direttore, volevo portare all'attenzione una segnalazione, l'ennesima segnalazione che ci hanno fatto lo scorso mercoledì mattina, mentre era in corso lo svolgimento del mercato settimanale. E abbiamo le immagini? No, non abbiamo le immagini. Ha chiamato intorno alle 10 il telefono della redazione la signora Antonia. Antonia. Sì, Antonia, la signora Antonia. Ah, la salutiamo, la signora Antonia. Sì, ha detto che ci segue tutte le sere. Ah, buonasera. E ha detto una cortesia, per favore portate ancora all'attenzione lo stato in cui si trovano le strade, le piazze in cui si svolge il mercato settimanale, perché sono davvero in condizioni pietose, ma più che altro sono delle trappole pericolosissime, soprattutto per chi ha qualche anno in più. E quindi lei era davvero dispiaciuta per questo, perché dice bisogna camminare guardando per terra, non avendo lo sguardo davanti, perché davvero basta poco per rovinare per terra. Sì, proprio così. Basta un attimo di distrazione per poter inciampare in qualche buca. Signora Antonia, noi ce la mettiamo tutta per sensibilizzare, però la risposta è che non ci sono soldi. Io non accetto una risposta del genere, perché non è così. I soldi, c'è la volontà di trovarli. Anziché fare, per esempio, anziché comprare un nastro ha un costo, un euro, risparmio il costo del nastro, lo metto da parte. Cioè, è il capitolo. Toni Santa Maria, qua dobbiamo spiegare ai telespettatori come funziona il bilancio comunale un giorno. Sì, io voglio dire, la storia del non ci sono soldi è assolutamente, come dire, non esatta. Perché ho detto, l'ho segnalato l'altro giorno, se si vogliono fare soldi, se si vuole fare cassa, non mettendole in multe, ma pagare il dovuto, così come lo pagano la maggior parte dei cittadini, ci vuole assolutamente poco. Ma per esempio, Tonino, chiedo scusa se ti interrompo, se io schiudo una strada perché faccio carico e scarico merci, devo pagarlo il suolo pubblico, sì o no? Se è nell'orario preciso, no, perché voglio dire... Come se sei nell'orario preciso? In quel periodo, perché non è l'occupazione fissa, è solamente nello spazio temporale previsto dal regolamento comunale. Cioè io sto un'ora lì a fare carico e scarico, chiudo una strada, non devo pagare il suolo pubblico, Chiudere la strada è un'altra cosa. E quello è che noi vediamo dalle immagini. No. Chiudere la strada è un'altra storia, perché rientrano tanti altri elementi, a cominciare dal fatto che se io chiudo una strada devo segnalare agli automobilisti quelle che sono le alternative. L'altro giorno, per esempio, alternative non ce n'erano. Per quanto riguarda via sì, perché si era creato un loop e quindi si ritornava sempre lo stesso, specialmente per chi non era certo, cioè, non è di acqua, intorno praticamente.
chi non era di Acquaviva si è trovato in grosse difficoltà. Certo. E quindi Angela, ringraziamo la signora Antonia. Sì, poi direttore, in realtà c'è un'altra segnalazione, però non so se è questo il momento giusto per portarla all'attenzione. Più che altro un episodio increscioso che è accaduto lo scorso venerdì sera. Parliamo sempre di Acquaviva delle Fonti, naturalmente. Cosa è successo venerdì sera? No, ci sono stati due cittadini acquavivesi che sono stati importunati da un gruppo di ragazzini, questi ragazzi, parliamo di due soggetti fragili però, che sono stati avvicinati da questo gruppo di ragazzini che ha chiesto loro insistentemente di esserli, che insomma che gli offrissero un caffè, che gli dessero dei soldi. Quando poi sono riusciti ad arrivare a casa queste persone, hanno suonato ai vicini di casa e hanno raccontato l'episodio ed erano davvero spaventati, direttore, per quello che era successo. Ci credo. Anche perché se ne sento di tutti i colori, in TV, sui giornali si legge tanto e quindi uno ha più paura ancora. Vedi Anna, ci sono anche le baby gang, lo abbiamo detto qualche giorno fa, e ne dobbiamo parlare in un prossimo appuntamento con Chetti Lo Russo anche. Perché non è possibile che questi fenomeni, ecco, che cosa è sbagliato. Io sono stato presidente della Consulta Comunale di Servizi Sociali per tanti anni e non c'era anno in cui non scrivevo alla pubblica amministrazione e alle scuole per fare in modo che si controllasse la frequentazione da parte degli alunni, perché spesso notavamo ragazzi che stavano o a giocare alle slot machine o a passeggio per la città di Acquaviva, non ragazzi di 15-16 anni, ma anche di scuole medie ed elementari. In orario scolastico. In orario scolastico. Ma pensate voi forse che vi sia stato un amministratore che abbia risposto a queste comunicazioni e sia stato sensibile ad aprire un tavolo con chi rappresenta la pubblica istruzione, voglio dire, nella città, con le scuole e con la stessa Bari, per poter fare qualche intervento? Certo, non era un problema solo di Acquaviva, ma Acquaviva ha diversi istituti e quindi forse diventava più accentuato nel momento in cui erano ragazzi che venivano al professionale, venivano al liceo linguistico, e quindi devo dire che non è cambiato nulla. Sono passati tantissimi anni, ma non penso che ci sia questa attenzione. Poi che cosa pretendiamo se i ragazzi a scuola non ci vanno? I genitori magari non sanno che non hanno frequentato la scuola e non c'è nessuno che gli vada a chiedere: ma voi che state a fare in mezzo alla strada, Torino? Questo è il problema. Il problema è molto serio. È certo che è molto serio. Perché facevo riferimento alla storia della famiglia, perché da lì che parte. Noi quando eravamo ragazzi c'erano anche le parrocchie che come dire, aumentavano ancora di più dando un contributo vero alla formazione dei ragazzi, una formazione sana, una formazione pulita. Oggi invece non so che cosa succede, so solo che la famiglia, come dicevo prima, il valore della famiglia è venuto meno. C'è molta distrazione, la tecnologia anche, non dimentichiamo. Certo, ma voglio dire, io ho... sapeva i luoghi di frequentazione dei ragazzi. Sì. Adesso con questi cellulari, con la tecnologia, non sappiamo in che mondo entra. Anna, scusami, un genitore con delle applicazioni che ci sono, e questo lo dico con certezza, possono verificare i loro figli dove stanno in ogni momento. Cioè proprio collegarsi ai vari satelliti che stanno, vedi tuo figlio dovunque sta, a 2 metri, a 3 metri, a 5 metri, a 50 metri, se sta in una strada sballata o meno. La volontà è quella che manca. Perché questo può essere, può funzionare come, far sì che i ragazzi stiano sotto controllo sempre e che non commettano e non facciano errori. Ma questo
i genitori che vogliono, come dire, stare tranquilli e sicuri dei loro figli, ma se non questa applicazione che è gratis, quindi vuol dire che si paga, ci vuole niente, allora il problema è probabilmente dobbiamo richiamare i genitori a scuola e insegnargli come si fa l'applicazione, si mette sul telefonino l'applicazione, perché tutti i ragazzi, anche come non minorenni, ma ragazzi di 4, 5, 6 anni hanno il loro cellulare, e a seconda del censo il cellulare da 1.000, 2.000 euro, perché ci deve essere di tutto e di più. Poi, quindi l'applicazione invece facilmente la si può installare. Seguiti, però questo per quanto riguarda i genitori, ma il genitore è il genitore, la famiglia, la famiglia. Ma se io ho la scuola, se io ho un comune, se ho i servizi sociali, se io sono istituzione, il mio dovere lo devo fare indipendentemente dalla famiglia. Non è che mi possa lavare le mani, dici, come la famiglia. L'intervento primario è la famiglia, poi vengono tutte le altre, la seconda la scuola. Va bene, ma anzi va male. Che altro dobbiamo dire? Sì, facciamo vedere tutte, così poi andiamo a salutare i nostri amici. Però dell'evento principale oggi niente. L'evento principale, che è successo, Rino? Oggi, voglio dire, è stata una festa grande, tipo la consegna delle chiavi alla Madonna. Perché? Che è successo? La storia del ponte. Vabbè, quello è un normale, hanno aperto, è un normale lavorazione, finalmente. Sono stati sfortunati, la forbice non tagliava neanche. Non tagliava, tu eri presente, benissimo, eri presente. No, è stato riferito. Le male lingue che ti vengono a riferire certe cose. E hanno riferito, io non ho visto niente, non sono andato. Anna, ma guarda un po', guarda, le persone non si fanno i fatti loro. Sono andati a spettacolare a Tunisi Santa Maria. Ma è grave, insomma, che uno deve fare il taglio del nastro e l'attrezzo non funziona. L'attrezzo, proprio nel momento, è tutto nel scritto, momento importante. Non è che mi sto dicendo chiacchiere, me lo hanno scritto, l'hanno mandato su WhatsApp. Vabbè, ma può succedere, certo. L'importante è che la storia sia conclusa, che adesso sia aperta la viabilità. Quello è un fatto positivo. Però la segnaletica che manca, quel palo rotto lì, mi sembra che non è stato sistemato della pista ciclabile. Vabbè, che vuole un segnale in più, un segnale in meno. Certo, vabbè. Allora Anna, a te Claudio di concludere questa trasmissione. Io devo concludere, Claudio? Io come devo concludere? Lascio la parola ad Anna, perché vedi. Di solito quando mi date la parola sono costretto a dare brutte notizie. Anna quindi, e Claudio, abbiate pazienza, quindi... Io voglio fare in modo che non parlo di Tonino, se no qua e appicciamo... Questo l'avevo capito. Va bene, voglio soltanto comunicare che perché domani, Tonino ha iniziato con l'attrezzo che non funziona, ma chissà quante altre cose ha da dire. Le possiamo dire... Aveva anche un dossier, ho visto. Facci vedere il dossier, scusami. Però ci ha lasciato con la mare in bocca. Vabbè, allora facciamo una domanda semplice a Tonino. C'è da essere contenti per la viabilità che è stata aperta in poco tempo? Siamo contenti noi? Facciamo la domanda precisa. Siamo contenti che sia aperto. Poco tempo, direi, con 10 mesi di ritardo, c'è qualcuno che comunque la deve pagare. O la ditta o gli amministratori. Perché per questo ritardo? Sì, vorrei dire, là c'è una penale e il ritardo, come ho detto l'altro giorno, e causa dall'amministrazione, la ditta si rivalerà sulle casse comunali, altrimenti se ha sbagliato la ditta il comune deve rivalersi sulla ditta e deve pagare la penale stabilita, se è stata stabilita sicuramente, sicuramente per il ritardo, che non sono i 2 mesi che loro dicono. E quanti perché mesi? Perché il ritardo sono 10 mesi e passa. Tonino ha fatto la stecca del ponte, un tempo si faceva la stecca militare, ha fatto la stecca del ponte, giorno dopo giorno andava sul calendario, ponte ancora chiuso, ponte ancora chiuso. Certo, certo. È vero. Poi tutti i lavori in essere nel comune sono tutti scaduti. E tu hai tutte queste stecche appese, tutti questi calendari appesi hai.
Quelli di San Francesco, dimmi, quando tagliamo il nastro a San Francesco? A è scaduto il 18 ottobre. E quando tagliamo il nastro lì a Piazza San Francesco? Probabilmente, se va bene, durante la campagna elettorale. Durante la campagna elettorale, ci faccio un po' di propaganda. Proprio gli ultimi giorni dei comizi. Così faccio un po' di propaganda elettorale. Perfetto. Quanto è previsto nella legge proprio, è scritto che durante le elezioni ogni sindaco, ogni istituzione, ogni assessore può fare la propaganda elettorale, può sfruttare il suo ruolo per fare la propaganda elettorale. La storia del ponte sulla via di Gioia. Sì, pure quello durante le elezioni. 6 mesi di tempo, ok? E quindi? L'appalto è già scaduto, quindi prenderemo altri 6 mesi di tempo. Ma dopo faremo tutti i lavori nella lama, o no? E quindi ci vorrà un po'. E quindi chissà quando. Cioè facciamo le cose, diciamo le cose a pezzetti, caricandoci di come dire, di ragione, però la realtà è che l'appalto è scaduto e adesso dobbiamo cominciare. Sento, Santa Maria, scusa, Anna, chiedo scusa, Anna, ma non è che il problema nostro di Acquaviva sono delle fonti? Può essere? Le fonti attendibili? Sono troppe le fonti e quindi si parla troppo di questi lavori, di queste cose, insomma, perché parlare? Sono troppe le fonti che ci sollecitano, può essere? Certo, ho detto, può essere sicuramente. E voi che abitate invece sul colle, Sant'Elmo in colle, ecco, sul colle di Sant'Elmo, siete belli alti, quando vi affacciate e guardate Acquaviva, che si vede, che si vede? Si vede poco perché sai, cioè, soprattutto in questo periodo di nebbie si vede poco, devo dire. Poi qui sono concentrati invece, anche da noi ci sono stati tagli di nastro l'anno scorso perché come sai abbiamo anche noi eletto la nuova amministrazione, però ti devo dire che proprio ieri sono partiti i lavori per la piazza, non ne ha dato nessuno notizia, non l'ha data nemmeno il sindaco se non una fotografia qualche giorno fa. Io ho fatto un approfondimento oggi sulla Gazzetta del Mezzogiorno per un parco inclusivo. Un parco? Sociale, un parco vicino alla scuola, la scuola media, 135.000 euro, giostrine per i disabili, per i bambini. Sono partiti i lavori, hanno detto che a marzo saranno consegnati. Invece domani, se mi consenti, c'è una inaugurazione, ci sarà il nostro vescovo Ricchiuti, inaugurazione Emporio Sociale. Le tre porte. Inaugurazione, le tre porte si chiama. È un luogo in cui la solidarietà dei donatori ad edizione dei volontari si uniscono per aiutare persone e famiglie in temporanea difficoltà economica attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari. Sì. Domani il nostro vescovo inaugurerà il quarto emporio a Sant'Eramo, in occasione della quarta giornata dei poveri. Sì. La diocesi si arricchisce di un servizio caratterizzato dalla collaborazione tra le parrocchie. Benissimo, ore 16.30, parrocchia del Sacro Cuore. Lo abbiamo detto in apertura che insomma le richieste sono in aumento e quindi... E certo, per quello volevo concludere proprio con questo. Sì. Tonino... Quanti miliardi abbiamo perso oggi ad Acquaviva, Tonino? Tu che scrivi sempre su Facebook, ma abbiamo partecipato a questo bando, un ultimo bando a cui non abbiamo partecipato, qual è? No, ma c'è un bando che è scaduto proprio qualche giorno fa, ma dove sicuramente, come dire, non si è partecipato, ma ce ne sono, non dico quotidianamente, la realtà è che stiamo perdendo tanti di quei miliardi al sud, perché parlo del sud, quindi certo, anche il nostro comune, ne stiamo perdendo perché non abbiamo la capacità di produrre progetti. Questa è la realtà e sono d'accordo, notizie di stamattina, sia il governo che ma anche i sindacati. Quindi voglio dire, non è un qualcosa contro qualcuno, contro quell'altro. È, come dire, la situazione reale
che comunque ogni giorno che passa, come dire, continuiamo a perdere opportunità soprattutto per il sud, eh. Perché quando Sala, il sindaco di Milano, diceva se non siete stati, non siete capaci, Sala di sinistra, non siete capaci, dateli a me che provvedo io. La realtà quella è. Se tu non hai i progetti, dove vai? I soldi ritornano al mittente. Cioè, non vi scordate, vi ricordate, per non parlare solo dell'ambito nord, in Sicilia su 31 progetti presentati, 31 progetti bocciati, cioè tutti. È chiaro che tu non prendi quei soldi che fine fanno? Se ne tornano indietro. Ed è un peccato, specie in questo periodo. Certo, certo che è un peccato. Abbiamo fatto tanto per averli. Però, ecco, nessuno si organizza, questo è il dramma. Cioè, noi sappiamo che ci sono i soldi da 2 anni, ma nessuno si è organizzato in forma, come dire, unitaria o in forma collettiva. Consociarsi magari. Tra diversi comuni. Si parla di questo, adesso la battaglia è nord contro sud. Il problema è che se tu non sei efficiente, è inutile che stai a dire vogliamo mantenere i soldi, perché entro giugno del 2026 i progetti, quelli di territorio, non quelli personali, eccetera, che c'hai ti arrivano a pioggia, perché ci sono i progetti che ti arrivano a pioggia anche, nel senso che arrivano i soldi a pioggia, il problema è che se tu non spendi, non avrai speso tutto, per dire, si dice andiamo a chiedere l'allungamento dell'autostrada a Bari-Taranto per farla arrivare a Taranto. Ok, abbiamo il progetto, no. Quando devono cominciare i lavori? Tra 1 anno, 2 anni? Ma poi non li potrai mai finire per il giugno 26. Aspettere, qual è la cosa? Ci auguriamo che ci sia la possibilità di allungare i tempi, una proroga. Non è così che funziona, perché è sbagliato l'approccio. È sbagliato l'approccio. Abbiamo l'opportunità, abbiamo i finanziamenti, si è andati a Bruxelles a dire per le zone industriali. Beh, allora noi ce l'abbiamo bloccata a destra e a sinistra che si sta spopolando. Abbiamo i progetti per realizzare un centro servizi, per farla diventare un unicum in tutta la regione Puglia, perché quello è. C'è la possibilità di farla diventare un unicum, cioè l'unica zona industriale pugliese completamente infrastrutturata, per cui tu se fai il progetto i soldi li hai ad occhi chiusi, e invece non si fa perché non manca la volontà. Ci sono i soldi, gli ultimi sono i soldi per quanto riguarda la videosorveglianza. Cioè, quello è un altro bando, è scaduto. È scaduto pure quello. È scaduto. Allora, tu puoi rendere i comuni, non parlo solo del nostro, i comuni più sicuri, fai prevenzione al crimine, dotando le strade principali, ove è possibile, tutta una serie di telecamere, così da poter intercettare, comunque vada, intercettare i movimenti anche di gente, come dire, che vuole delinquere, si è perso, punto. Questo è, perché tu non hai, come dire, programmato un intervento. Oggi il problema è che più passa il tempo e meno tempo abbiamo per realizzare. Chiudiamo così, Tonino, chiudiamo così questa puntata, liberamente parliamone. Grazie Tonino Santamaria. Buona serata a tutti. Buona serata a te, grazie. Ciao. Anna, ciao. Buona serata, ciao. Grazie Claudio, buona serata, ciao. Grazie a tutti coloro i quali hanno avuto la bontà di sintonizzarsi con la nostra emittente televisiva Telemag, programma 79 del Digitale Terrestre, e chi ha chiamato, chi ci ha inviato le immagini e chi ci ha inviato anche le mail. Grazie a voi tutti.